Ho lasciato il Christian e la Kira sul camper perché entrambi sono fuori del combattimento. Allora li ho lasciati lì in due a godersi la loro compagnia e vado a fare due passi da sola nei boschi, che mi piace tanto, e poi il mio solito, io sono sempre a girare nei boschi, anche a casa. Dove sto andando così convinta? Vedremo. Sto andando al lago di Cresta. A questo punto mi manca un quarto d'ora. Dal campeggio circa 50 minuti. Questo lago è da tanto che volevo vedere. Questi ultimi minuti c'è una bella discesa e la immagino faticosa in salita per tornare indietro, però mi è venuta in mente un'idea, che visto che passa la posta, a prendere la posta per tornare indietro. Sono arrivata al lago di Cresta. Piccolo ristorantino e la gente fa anche il bagno, penso che l'acqua non è così fredda. La vera avventura è trovare una fermata, che per ora io non lo so se la trovo. Ci metterò di più a cercare la fermata del bus, che fare non 49 minuti, 59 minuti, un'ora fino a campeggio in salita. Non so che fare. Ecco il mio vero spirito avventuriero. Va bene, vi faccio vedere almeno dove sono arrivata. Guardate, guardate che posto! Wow! Che bello! Per finire,
ho guardato i sentieri e ho capito che è più facile arrivare a piedi. Ho scoperto che il pezzo con la salita più ripida, ho fatto quel sentiero alternativo che ho tagliato un po' dritto, è stato più veloce e ho trovato quel Schlucht, che Rugen, qualcosa, non mi ricordo il nome. E adesso ne restano meno di mezz'ora per tornare a casa. Al Christian ho già chiamato, l'ho fatto ridere, però lui lì è tranquillo ad aspettarmi. E comunque sempre salita. Sì. Buongiorno amici. Oggi abbiamo deciso di andare a Lenzerheide, non troppo lontano, perché dobbiamo vedere come si comporta l'alternatore, se funziona, se carica, per non avventurarsi chissà in quale montagna. Questo è il campeggio di Lenzerheide. Siamo a Lenzerheide. La nostra intenzione era di fermarsi in un parcheggio per il camper che abbiamo trovato sull'internet. Che c'era, che doveva esserci con la corrente. Arriviamo là, non vediamo nessun camper, guardiamo le foto sull'internet, vediamo che il parcheggio è quello, però il parchimetro per pagare è chiuso con cappuccio. Arriviamo allora al campeggio di Lenzerheide, perché Lenzerheide c'è un parco, bellissimo parco, e lì abita una quantità immensa di scoiattoli che sono molto abituati alle persone, perché le persone proprio le portano delle noccioline e così mamme portano i bambini che le danno da mangiare e loro si avvicinano proprio. Una coppia ci hanno lasciato due noccioline che se le volevamo dare allo scoiattolo.
c'è il lago per la gente che vuole imparare ad andare con il surf. L'hanno teso un cavo e praticamente scende come un nutrio, non so, qualcosa per tenersi. Pensa che uno fa azionare il motore, che quando la gente è pronta, allora il motore funziona e quello tenendo il manubrio va sul surf. Dopo poi deve fare queste curve, allora c'era una ragazza che si esercitava, faceva molta fatica all'inizio, dopo poi ha cominciato pian piano a imparare. E poi vicino a noi c'erano delle anatre che venivano vicino, vicino, si vede che anche questi sono abituati che le danno da mangiare, ma noi ne avevamo neanche una briciola. Abbiamo fatto il giro, diciamo, nel centro delle Seraide, sulla via principale, dove ci sono dei negozi, negozi dei vestiti, carissimi ovviamente, diversi bar. Ci siamo fermati in uno che io ho preso una bevanda che si chiama Techerly. C'è una cosa con cioccolato che si mette nel latte di 80 gradi. Dopo non so se devi mangiarlo così o dopo che si sciolga, non saprei il procedimento. Buono! Vedremo. Il campeggio sta anche in mezzo ai pini, molto bello, molto tranquillo. E adesso partiamo. La Kira è già pronta, in posizione. Manca solo l'autista. Strada scende di brutto, direi. Scendiamo dalle Seraide. Adesso giriamo per Julier Pass. You keep yours and I will stay with mine. And the mine only lasts for a little while. But you'll see that you don't. Thank you.
Ira, ti piace qua? Ti piace? Che bel posto! Ecco che bel posto. Un pranzetto all'aperto a 14 gradi. E Kira, tu non hai caldo, eh? Lei sta benissimo. Sì, 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 sì. I tortellini. E noi. Sta il nostro camperino. Prima siamo saliti qua sopra, abbiamo fatto il sentiero sopra di qua. Questa e Rona, nei pressi di Julier Pass, credo. Qui 5 minuti. Qui c'è l'area di sosta per i camper. I padroni sono molto accoglienti, parlano in italiano. Sono italiani. Sono italiani. Il tempo nuvoloso. Non piove, spero non pioverà. Un po' più fresco, così la Kira riesce di andare, ha già un po' più voglia. Stiamo avventurando dentro il bosco. La Kira è decisamente più propensa a camminare oggi. C'è il rumore del fiume che passa sotto. Che bel bosco qui. Veramente bello. Le rocce imponenti. E dopo? Per arrivare a questo punto abbiamo attraversato la cantonale e siamo passati da dietro per venire qua. Ah, ribbit rosso.